Molto, molto tempo fa, nel periodo delle guerre, qui, nel continente di Spurna, i signori feudali si disputavano la supremazia, distruggendo con furia demoniaca. Nella fase terminale del conflitto, il dominio della stirpe imperiale di Famil si estendeva sulla massima parte del continente e concentrava il suo potere nelle zone in cui erano rifugiati i ribelli che ancora si opponevano all'unificazione per spazzar via ogni avversario. Signore! Oh, che male! Sono finito di nuovo nel corpo di questa stupida femmina, che noia! Come mi sono sempre ripromessa, io ho cercato di meravigliarmi, però vi siete già uniti così tante volte che alla fine mi sono abituata a vederlo come una cosa normale. Comunque non si deve preoccupare, mio signore. Eh? Sappia che qualsiasi forma lei possa assumere, il mio amore non cambierà mai! Dannazione! Eh? Certo che sono proprio ingombranti queste tette, ma come fanno le donne a sopportarle? Non si metta a giocare con il mio corpo, la prego, basta! Proprio come temevo, qui non c'è! E non è neppure qua! Che guaio! Senta, signor Shivas, se il cristallo è sparito, questo allora vuol dire... Già, per un po' dovremo restare uniti in questo modo. Lo sapevo! A questo punto che cosa possiamo fare, Shivas, mio signore? Se tutte le nostre ricerche non hanno portato a nulla, vuol dire che il cristallo non si trova più qua. Ad ogni modo abbiamo portato a termine l'incarico, quindi possiamo andare a prendere il resto del compenso. Questo ha detto... Sono d'accordo! Aspetta, prima di andare... Ehi, Genmi! Eh? Vieni un momento qui. Sì. Ma no, no. Sì, ho capito. Vado. Perché Genmi se n'è andato così? Fingeremo che sia rimasto vittima del combattimento contro Rocky. Che? Capisco. Il vostro amico è rimasto ucciso. E Shivas ha disgraziatamente perduto il suo corpo. È stata senza dubbio una battaglia molto dura anche per voi. Ah, povero Genmi! Se non altro, vorrei poter dare degna sepoltura al mio compagno. Perciò con te... Mm? Considerandolo come un obolo per l'acquisto di incenso, che ne diresti di aggiungere qualcosa alla cifra concordata? Per l'aggiunta io ci sto, tanto mi prendo tutto io. Million! Attento, Conte, non lasciarti ingannare così da lui. Quindi, il fatto che il loro compagno sia morto? Sì, è una menzogna bella e buona. Ehi, Shivas, mascalzone matricolato. Ho visto che hai alzato di ben 10 volte il tuo compenso. Buon per me, comunque. Come eravamo d'accordo, il saldo me lo sono pappato io. Che cosa? Non arrabbiarti, questa somma, se confrontata con l'enorme lunghezza dei prestiti che hai avuto da me, non è che questa parte. Dammi subito quei soldi! Vuoi batterti? Non ti conviene fare scherzi con me. Sappi che la corporazione dei cacciatori non resterà certo ferma a guardare. Maledetta Million! Per favore, si calmi, signor Shivas. Eh? Se permette, avrei un ottimo affare da proporle. Sì, e quale? Se ha problemi di denaro, glieli risolverò io, assumendola come mia guardia del corpo. Io sono troppo grande per abbassarmi ad un lavoro ridicolo come quello di guardia del corpo.
Inoltre, se c'è una cosa che non sopporto, è quella di ricevere ordini. La remunerazione ammonterà a questo. Il servizio è davvero pessimo in questo locale. Già pessimo. Vogliamo subito da noi un responsabile. Eccomi qui. Cosa? Ciao, Pupa. Al servizio ci vuoi pensare tu, bellezza? Grande Shivas. Desidero che mi si chiami Grande Shivas, capito? Come? Per favore, la smetta, signor Shivas! Comunque io continuo a nutrire fiducia. Anche un malvagio e perverso quale è lei! Deve in fondo possedere un grande cuore che ama la pace e l'armonia! Se assumi questa posa, quello che dico perde ogni capacità di persuasione! Che odore d'alcol! Signor Shivas, si è svegliato presto! No, sono io, Kiss! Ah, capisco! Anche oggi Shivas dormirà come un sasso fino a tardi, quindi, dopo tutto quello che si è bevuto ieri! Già, come succede da qualche tempo in qua ogni giorno! Ah, finalmente quell'odore d'alcol se n'è andato. Ma che cosa ti è saltato in mente? Il fatto è che da sempre quando lo guardo mi chiedevo se il tuo seno è bello da toccare come sembra. Tutte le volte che vedo il padrone esercitare le dita su questa tua parte gonfia e soda, mi trovo sì ad invidiarlo e mi era venuta voglia di imitarlo. Il padrone, hai detto? Senti, Kiss. Oh? Sei convinta di quanto hai appena detto? Consideri davvero il signor Shivas come il nostro padrone? Certo! Perché scusa? Da quando siamo arrivati in questa città, mi sembra di aver afferrato per la prima volta la vera essenza del nostro signor Shivas. Che cosa? La vera essenza? Esatto, mi ero sempre chiesta se il signor Shivas fosse sul serio un perfido egoista, un malvagio e perverso senza alcuna speranza di redenzione. Ma è così! E ti devo dire che è proprio questo che mi attrae in lui. Per confidarmi ho sbagliato persona. Volete acquistare dei fiori? Nessuno desidera questi fiori meravigliosi. Li prendo io. Signorina! Come sono? Ottimi! Ne sono contenta. Senti, signorina. Che cosa c'è? Non c'è rischio che si presenti anche oggi quell'uomo cattivo? Scusatemi per l'altra volta. Vi ha spaventato? Sì, ma solo un po'. Non vi preoccupate. Quel signore non si sveglierà fino a notte, quindi non può venire. Stai dicendo che dormirà tutto il giorno? Sì, esatto. Ne sei sicura? Sì, certo, potete stare tranquille. Per fortuna, sorellina! Anche se la città è corrotta, viene ugualmente illuminata dai caldi e puri raggi del sole. Io sono una sorella dell'ordine della Croce d'Oro, dell'affetto e della tenerezza, come quel sole che non si risparmia. Devo sforzarmi di raggiungere tutti con doni di amore e speranza. Ma riuscirò mai a toccare il cuore di quell'uomo? Evviva! Sei fortissimo, grande Shiva! Qui non c'è nessuno che sappia battersi. Come temevo, non toccherò mai il suo cuore! Mi avete chiamato, mia divinità? I tempi sono maturi. Sono pronto a servirvi. Domani si terrà il rito di resurrezione. Come facevate a conoscere questo posto? Qual buon vento l'ha portata qui? Oh, Conte, il fatto è che... Ferme! Per favore, lasciate stare quei fiori, ragazze, non li toccate. Su, via, non faranno certo alcun danno. Però,
Raccogliete pure tutti quelli che volete. Grazie, signore. Le scusi tanto, signor Conte. Sono amiche sue, possono fare tutto quello che vogliono. Non si senta in colpa, signorina. Scusi, signor Conte. Sì, cosa c'è? Possiamo vedere l'interno della sua residenza? Sì, certamente. Tornate qui, ragazze. Mel! Tal! Ma dove saranno andate a finire? Non facciamo scherzi, ragazze. Ma cos'è questo posto? Questo è un sotterraneo. Kiss. Kiss. Che c'è, Kenmi? Ma dove mi trovo? Benvenuta, Jim Fitz. Conte. Ci troviamo nei sotterranei della mia città di Gesora, nel sacro tempio del dio Icarus. Icarus? Esattamente. Si tratta della divinità che veniva adorata dai miei avi sin dai tempi più antichi. Icarus. Ma la sua forza e potenza vennero sigillate dalle truppe imperiali che non riconobbero la sua natura eccelsa. Il mio obiettivo è ridonare la vita ad Icarus, ridargli la fama che merita e stroncare la stirpe imperiale di fame. Però, per farlo mi è necessaria una vittima sacrificale. Una vittima? E sarei io? Già, una vittima che unisce un corpo puro a un'anima dall'incredibile potenza magica. Tu, che sei diventato un tutt'uno con lo spirito di Shivas, sei la vittima sacrificale perfetta per Icarus. Icarus, divinità mia e dei miei avi, nutritemi del sangue e delle vive carni di questa fanciulla, nonché del suo spirito ricolmo di potenza magica. Ritrovate il corpo che in passato vi fu sottratto. No! Mi aiuti! Mi aiuti! Mi aiuti, signor Shiva! Dannazione! Dovevi proprio disturbarmi? Stavo dormendo così tranquillamente, accidenti! Questo modo di parlare sguaiato, assurdo! Sei tu, Shiva Scott! Signor Shivas! Signor Shivas! No! Shivas, mio signore! Non è possibile! Ero certo che avresti continuato a dormire per l'intera giornata! Non avrei davvero creduto di potermi sacrificare come niente fosse, vecchiaccio rimbambito. Dannato! Normalmente ti ucciderei senza neppure pensarci due volte. Ma oggi mi sento buono e potrei chiudere un occhio davanti ad una cospicua sommetta. Non voglio ascoltarti! Guarda! Ehi, cosa credi di farmi, vecchio? Liberami! Sbrigati a liberarmi! Oh, cosa? Ma è Million! Sei nelle mie mani, non muoverti se tieni alla vita della tua amica. Cosa? Vedi, se Million muore, non sono più obbligato a restituirle quello che le devo. Non ho che da guadagnarci. Visto? Te l'avevo detto che a catturarmi non ci avresti guadagnato niente. E tu che non hai voluto credermi, vecchiaccio! Te la sei voluta, Shivas! Aspetta, Cuttlefish! Silenzio! Ascolta, il tuo Icarus non è una divinità! Che tu sia maledetto! Hai osato schernire il dio dei miei avi! Ah!
Chi osa schernire una sacra divinità non merita che la morte! No, Kenny! Sei finito! Ora devi ascoltarmi, Cuttlefish. Quello non è un dio e non merita venerazione. È solo una demoniaca macchina da guerra costruita dall'uomo. Che cosa? Su richiesta del mio signore Shivas ho effettuato delle ricerche sulla storia di questa città. E ho accertato senza ombra di dubbio che la zona apparteneva ai tuoi antenati, il cui cognome nei tempi antichi era Icaros. Nel periodo delle guerre la famiglia Icaros vendeva armi a varie nazioni e grazie a ciò si arricchiva di beni e terre, allargando la propria sfera d'influenza. A un certo punto cominciò a desiderare la supremazia e a tale scopo realizzò un'arma demoniaca. Sì, è così. Il gigantesco guerriero Icaros è l'invincibile arma demoniaca dotata di volontà costruita dai tuoi avi. I tuoi antenati si lanciarono quindi con Icaros alla conquista del continente. Però i Famil bloccarono le loro mire. Sono menzogne! Non sono menzogne! Quello che tu adori come un dio non è altro che una macchina impazzita portatrice di distruzione! Spirito della mia divinità! Adesso che conosci il mio segreto, non posso più lasciarti in vita, Cuttlefish. Quindi era tutto vero! Mel! Tal! Cuttlefish! Ultimo discendente della tua famiglia! Offri a me il tuo corpo! No! No! In questo modo il mio corpo viene a risorgere. Shiva Scotch! Adesso è giunta la tua ora. Shiva, mio signore! Per il momento fuggiamo all'esterno! Va bene. Oh, ehi! Mi lasciate qui senza aiutarmi! Cosa? Ancora Rocky! Impossibile! Rocky è morto! È una maledizione lanciata da Rocky! La carne di Rocky l'ho mangiata, quindi è morto! Ma quante sono questi esseri? Non possiamo restare qui! Andiamocene! Catastrofe! Hai visto, Fitz? Quello che ora vedi è il vero aspetto di coloro in cui credevi. È assurdo! Sei stata tradita e ingannata. Non devi piangere, o anche io diventerò demone. Fitz, ricordati sempre una cosa. L'unica persona in cui devi credere sono io e nessun altro. Soltanto io non ti tradirò né ti ingannerò mai. Questo perché? Perché io sono il tuo signore e padrone, mia fedele schiava. Signor Shivas! Sei un tonto! Non mi sembra il momento giusto per atteggiarsi così, guarda! Eh? Shivas, mio signore, eccolo! Sono riuscito a trovarlo! No! Era nella camera di Cuttlefish! No! Era nella camera di Cuttlefish e ben nascosto.
Se continui a fare così, non vivrai a lungo. Che dici? Non è niente di grave. Basta un po' di saliva per rimettersi da quelle ferite. Guardi, signor Shivas, lei è ferito. Tranquillo, Shivas, è solo un graffietto. Quello sì che guarisce con un po' di saliva. Pensiamo al mostro. Me la pagherà. Eh? Razza di dannato mostriciattolo, hai osato ferire colei che è di mia proprietà. Questa me la paghi davvero. L'unico ad aver diritto di intaccare questo corpo della mia schiava sono io, che sono il padrone, e nessun altro. Cesar! E vai così, amicone alto e grosso! Chiamami Grande Shivas! Non ti avevo detto di chiamarmi Grande Shivas? Quindi tu saresti la donna dell'altra volta? Già, ma è terribilmente lunga da spiegare. Che sta facendo lì fermo quel tonto? Attento! Comunque metticela tutta! No, non si attacca senza preavviso, dannato fossile redivivo! Signor Shivas! Te la cavi, lo ammetto! Ma adesso tocca a me attaccare. Oh, ma quella è la spada del Bagliore Celeste. Sei voluta, Icarus. Ho compreso il motivo per cui devo credere solo in lei. Un padrone non inganna i servitori. Non è così, signor Shivas. Secondo gli antichi testi, per riportare in vita il gigantesco guerriero Icarus anche più volte, è necessaria l'energia dei cuori di numerose persone crudeli e malvagie. Adesso capisco. Ecco perché il conte aveva reso questa città un paradiso del piacere e del vizio, attirando così ogni sorta di delinquenti. Quindi rischiamo che in futuro quest'arma demoniaca torni ancora a risvegliarsi. O magari no. Ah? Guardate là. Quanto entusiasmo lavorano! Dimostrano uno spirito molto forte. A vederli mi sento riempire di energia anch'io. Tutte queste persone non sono né buone né cattive. Solo devono arrangiarsi come possono per sopravvivere. Nella posa che ha assunto, mi sembra che Icarus stia come rivolgendo al cielo le sue preghiere. Come se cercasse aiuto per il suo cuore indeciso, da sempre in bilico nella sottile striscia che separa il bene dal male. È vero, potrebbe essere, Fitz. Grande Shivas. Prima che si allontani con i suoi amici, noi qui presenti vorremmo ringraziarla a nome dell'intera cittadinanza. Noi tutti, fieri abitanti di Gesora, siamo rimasti profondamente colpiti dalla sua mirabile ed invincibile forza, Grande Shivas. Per esaltare i suoi meriti del personaggio malvagio e perverso più noto qui a Gesora, il cui operato ha però favorito tutti, ci permetta di chiamarla con il nome di capo. Siete tutti pronti? Uno, due... Capo! Capo! Così. Però, ragazzi miei, le intenzioni si comprendono in pieno solo quando vengono ad assumere una forma concreta, non credete? Questo lo sappiamo bene.
Prenda, è un Gold Free Pass di durata illimitata, valido per l'intera città di Gesora. In qualsiasi locale può servirsi completamente gratis, signore. È il minimo che potevate fare. Oh. Oh. Questa la prendo io come rata di restituzione del tuo prestito, Shivas! Che tu sia maledetta! Fatti prendere! Potrei anche, ma tanto il debito non te lo cancello! Io tifo per lei, signor Shivas! Forza, forza, Shivas! Che cosa? Come? È egoista, violento, nonché malvagio e perverso. Ma alla fine riesce sempre a farsi apprezzare da tutti. Io ti ammazzo! Shiva Scotch, per me resta ancora una figura impossibile da decifrare. Per riuscire a comprenderlo, sino in fondo e per rendere puro il suo cuore, non ho altra scelta che restare sempre al suo fianco. Il pass spetta a me e a nessun altro! Molto interessante. Credo che oggi sistemeremo la faccenda una volta per tutte. Bene, è giunto il momento di andare, signor padrone. Oh?